Leeds 2019, siamo con Francesco Bonfiglio, amministratore delegato di Engineering di Hub, e gli chiediamo come mai l'azienda appunto ha presenziato quest'oggi all'evento. Ma innanzitutto è stato un piacere essere invitato. Il mio ruolo, come quello di altri partecipanti a questo panel, è di rappresentante del mondo della tecnologia e dell'innovazione, che è per definizione ormai pervasivo e trasversale ad ogni business. Quindi ho voluto parlare di come sta cambiando il mondo, di come sta evolvendo verso un mondo di economia digitale e che cosa questo significa. A tal proposito, leasing e innovazione tecnologica, quale sarà il futuro? È interessante perché uno dei concetti che ho toccato e ci riflettevo proprio stamattina venendo qui è: il leasing è uno strumento finanziario di finanziamento, e quindi finanziamento dell'investimento richiede che il leaser di nuova generazione comprenda qual è il bene che si sta finanziando e il fine dell'investimento. Un investimento che non è mirato alla trasformazione digitale oggi non ha senso di esistere. Un bene finanziato per supportare la trasformazione digitale deve tener conto di tutto quello che la tecnologia oggi permette di fare. Quindi un esempio di quelli che non abbiamo toccato in sala, però parzialmente se ne è discusso: pensiamo come oggi la tecnologia permette di tracciare i comportamenti e profili non solo delle persone, ma anche degli ambienti, dell'ecosistema in cui le persone si muovono. Pensate a un aeroporto dove posso controllare i flussi di persone in tutte le zone, in tutti i momenti del giorno, e quindi posso profilare i comportamenti delle persone, quanto si fermano di fronte a un negozio piuttosto che un altro, quanto sostano di fronte a un negozio perché magari è di fronte a un'area di imbarco, e sulla base di questo tipo di comportamenti, che poi chiaramente vanno profilati grazie a piattaforme di raccolte dati, di elaborazione, anche di motori cognitivi che permettono di comprendere questi comportamenti, io posso vendere degli spazi commerciali a prezzi diversi. Questo esempio per farvi comprendere come la tecnologia sottostante non è più proporzionale al valore del servizio che offro. Il valore del servizio che offro è proporzionale al ritorno che posso ottenere grazie all'elaborazione dei dati, grazie alla comprensione di tutti questi dati che arrivano ormai da tutto il mondo che ci circonda. Quindi il ruolo di Engineering di Hub è quello di fornire piattaforme tecnologiche, come storicamente l'IT e gli operatori dell'IT hanno fatto e continuano a fare, ma piattaforme di business, cioè piattaforme che permettono di creare questi servizi di business raccogliendo dati, aggregandoli, usando motori cognitivi di intelligenza artificiale e permettendo quindi di offrire informazioni che semplicemente prima non potevano essere conosciute. Grazie. Grazie a voi.